Avvocato Pasquale Cardino Cupo, lei ha voluto convocare questa conferenza stampa per raccontare come ancora ci siano dei gironi infernali che devono affrontare tanti cittadini innocenti e uscirne dopo tante sofferenze. Sì, con il collega con cui abbiamo condiviso questa difesa, l'amico Felice Belluomo, abbiamo condiviso questa iniziativa nella misura in cui ancora oggi troppo spesso accadono vicende come quella che è capitata al povero Fabrizio Purificato e agli altri imputati che sono stati tutti assolti dal Tribunale di Napoli Nord in seguito ad un'indagine della Guardia di Finanza di Formia che li aveva portati ingiustamente a Poggio Reale sulla base di presupposti che si sono rivelati totalmente inesistenti e a tratti anche imbarazzanti. È stata una vicenda che ha colpito molto umanamente la famiglia Purificato e di tutti gli imputati e quindi abbiamo ritenuto giusto che loro potessero riavere anche da un punto di vista sociale quella dignità che purtroppo questa vicenda nella fase iniziale gli aveva tolto. Cosa è successo nel novembre 2021? Il 4 novembre 2021 purtroppo oggi è presente Fabrizio, la mattina del 4 novembre alle 5 sono andato a bussargli a casa quando lui era rientrato felicemente a riposare come tutti i giorni mentre svolgeva la sua attività di consulente finanziario e in tarda mattinata si è ritrovato a Poggio Reale. Oggi vi racconterà lui di persona quello che ha vissuto. Il reato ipotizzato dalla Procura qual è stato? Era ritenuto addirittura il capo di un'associazione al delinquere finalizzata al riciclaggio transnazionale di decine e decine di milioni di euro, quantificati a tratti in 9, a tratti in 20, 22 milioni di euro. Insomma, ogni giorno usciva una notizia differente sulla stampa, che peraltro era stata interessata anche a livello nazionale da questa vicenda che era denominata Piccadilly 2 e che aveva suscitato grande allarme anche, perché sembrava chissà quale grande investigazione fosse stata poi portata a termine. Ora il Tribunale di Napoli, sulla scorta di una richiesta di giudizio immediato della locale procura, ha prosciolto Fabrizio, avvocato Cardino Cupo, e ha anche revocato un provvedimento importante, quello di confisca dei suoi beni, beni importanti. Sì, era stato disposto anche il sequestro di tutti i beni fino a concorrenza degli importi abnormi che erano stati indicati e con la pronuncia d'assoluzione è stata poi chiaramente revocato il sequestro e disposta la restituzione all'imputato e a tutti gli imputati, perché poi in questa vicenda sono stati tutti assolti dal Tribunale di Napoli Nord e quindi tutto ciò che era stato sequestrato nella fase iniziale è stato restituito. Fabrizio, tu hai voluto partecipare a questa conferenza stampa lanciando un segnale anche di natura pedagogica e culturale, perché questi episodi non si verificano più, giusto? Purtroppo sì, è triste dire che nella mia situazione in Italia in questo momento ci sono tante persone che si trovano innocentemente in carcere per dei reati che non hanno compiuto. Io ho avuto la fortuna di avere due legali eccezionali che si sono dedicati con passione a questa materia, nonostante fosse anche un caso molto particolare e delicato, perché l'aspetto tecnico era anche abbastanza difficile da esternare. Però ripeto, io ho avuto la possibilità e la fortuna di uscirne perché avevo la professionalità, ma c'è tanta gente che purtroppo oggigiorno si trova in carcere ingiustamente, che non sanno come fare, anche perché in Italia noi abbiamo questa ridicola forma che si chiama la custodia cautelare, dove ti sbattono in galera ancora prima di giudicarti, una forma che sostanzialmente non esiste in nessun altro paese del mondo. E è stata una lunga battaglia, un lungo calvario, e i ragazzi qui mi hanno dato tanto supporto perché moralmente io ero distrutto. Questa situazione mi ha distrutto la vita, ancora oggigiorno faccio fatica anche a pensarci. Io la mattina alle 5:30 mi sveglio puntualmente come un canarino, perché sono con quel terrore che mi viene la finanza o qualcuno alla porta, perché a me mi hanno arrestato per nessun motivo. Tanto è vero che noi siamo stati assolti perché il fatto non sussiste e il reato non c'è mai stato. Cioè, questo mi pare che lo chiamavano Piccadilly 2, io lo continuo a chiamare il film Piccadilly, perché è proprio una pura e sacrosanta invenzione. Cosa è successo e soprattutto come hai vissuto questa detenzione in uno dei carceri, una delle strutture penitenziarie più complicate, non d'Italia, d'Europa?
Guardi, noi siamo stati scortati al padiglione Firenze di Poggio Reale, che è un padiglione di transito, cioè dove non ci sono i definitivi. Quindi abbiamo dovuto subire anche tutto lo shock degli spostamenti continui, cioè non facevi neanche il tempo a fare per esempio un'amicizia, tra virgolette, perché poi magari ti spostavano in un'altra stanza o qualcuno andava addirittura via in un altro padiglione o trasferire in un altro carcere. Ma non è solo questo, è stato proprio lo stato della detenzione difficile, perché il carcere è il carcere e poi Poggio Reale è quello che è. Per fortuna devo dire che abbiamo avuto solidarietà da parte anche delle guardie stesse, perché le guardie carcerarie, insomma, si sono resi conto che eravamo brava gente. Infatti si domandavano: ma che ci stanno a fare queste persone qua dentro qui? Purtroppo siamo capitati nel calvario del sistema, vittime del sistema, e abbiamo fatto molta fatica ad uscire, perché a un certo punto probabilmente si erano resi conto che non avevano prove e cercavano di torturarci anche psicologicamente. Intanto è vero che i ragazzi hanno provato a cercare di tirarci fuori in tutte le maniere, però loro continuavano a dire che per la reiterazione del reato non possono andare via. Ma io dicevo: che cosa dobbiamo reiterare, che non è mai stato fatto nulla? Alla fine è iniziato il procedimento, è iniziata l'udienza, e in una di queste siamo stati ascoltati per la prima volta, e io feci un interrogatorio col giudice per quasi un'ora e mezza, forse qualcosina di più, e lì ho avuto la sensazione che i giudici avevano finalmente capito. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di aver avuto una commissione di Napoli Nord presidenziata dalla dottoressa Stefania Amodeo, che sono stati eccezionali, cioè nel senso che nonostante fosse una materia tecnica si sono prestati ad ascoltare, a darci reti, a capire, a andare oltre, e sono stati veramente giusti, e io ringrazio tantissimo questi giudici che sono stati eccezionali. Oggi ci sono tante persone comuni, tu appartieni peraltro ad una delle famiglie più laboriose di questa città, cognome Formiano al 101%. Cosa stai provando in questo momento, Fabrizio, e soprattutto se hai temuto in questo anno di detenzione a Poggio Reale, umanamente, anche di non farcela? Sì, purtroppo la detenzione, ripeto, è stata molto dura. Io ci sono stati dei momenti in cui, lo dico senza vergogna, pensavo di staccare la spina. Scusate l'emozione. Oggi però queste lacrime vengono un po' eliminate da questo affetto, da questa vicinanza umana che è molto palpabile. Sì, in effetti poi giustizia è stata fatta alla fine. Avvocato Felice Belluomo, uno dei casi più controversi, si è chiuso questo giudizio immediato con la soluzione di tutti gli indagati, però mi sembra di ricordare che già il vincolo associativo, già l'inchiesta ha cominciato a fare acqua quando il Tribunale di Esame aveva proprio eliminato l'ipotesi associativa. Sì, innanzitutto grazie dell'invito. Io ritengo che al netto di quella che è la vicenda del merito, il riesame si aveva annullato per mancanza di gravità indiziari il profilo associativo. In ogni caso poi loro però erano andati a processo anche per questo tipo di imputazione. La vicenda di Fabrizio Purificato, ed è questo il senso della nostra testimonianza oggi, è l'emblema forse di un certo modo di fare cultura nel nostro paese, nel quale tutti siamo chiamati, parlo dell'avvocatura, parlo della magistratura, parlo anche di voi organi di stampa. Io a luglio scorso a Napoli, ad Aversa, ho tenuto un evento sugli errori giudiziari nell'occasione del 30° anniversario del caso Tortora. È venuta Francesca Scopellitti, amica, onorevole, vedova di Enzo Tortora. Quello è l'emblema, ma credo che la cultura della giurisdizione, la cultura della mancanza di approssimazione, a partire dalle forze dell'ordine ad esempio, non me ne vogliono, beh, quello sia ancora un percorso importante che il nostro paese deve affrontare, perché spesso si vive di onde emotive, il trafiletto sul giornale che dirà che Fabrizio Purificato è stato assolto, rispetto invece ad un momento di forte impatto, al momento dell'arresto, un momento in cui tutti gli affetti sbattuti in prima pagina. Beh, questo certo è un momento, è una riflessione che dobbiamo fare tutti insieme, quindi che sia questo un giorno per iniziare ad avere tutti insieme una nuova cultura di legalità. Avvocato, in conclusione, il rischio c'è, la procura potrebbe, secondo lei, impugnare questa sentenza di assoluzione davanti alla Corte d'Appello?
Ma guardi, tutto è possibile in astratto, è chiaro che dovrebbero esserci degli elementi in concreto. Credo che nello specifico, dopo 2 anni di processo, io sono subentrato per onestà intellettuale nel corso del processo nell'istruttoria dibattimentale e ho preso a cuore Fabrizio, lui lo sa, voglio dire, inizialmente l'ho trovato molto provato da questa esperienza sul piano personale, forse non ci credeva nemmeno lui. Ci abbiamo sempre creduto, siamo andati avanti e speriamo, ecco, che esempi come quelli di Fabrizio Purificato possono essere un segnale importante per tutti, per chi crede ancora nella giustizia.